Salve, eccoci qua a Cattolica Recrea. Oggi è il 20 dicembre 2006, siamo prossimi alle festività natalizie e noi di Cattolica Recrea Online, io Domenico Oliveri e il cameraman Mauro Catania andremo in giro per i nostri negozi, i negozi di Cattolica Recrea, per vedere un po' cosa si vende di più in questo periodo. Parliamo di dagli alimentari a elettrodomestici e altre cose. Andiamo subito, seguiteci, come on, let's go. Seguiteci, andiamo al primo negozio per questo nostro sondaggio, che è l'Emporium di via Marconi a Cattolica Recrea. Eccoci col proprietario, Michele Spezio, a cui chiediamo quali sono i prodotti che in questo periodo natalizio sono più richiesti per il regalo. I prodotti maggiormente venduti sono profumi di grandi marche, telefonini e trucchi della pupa. Ho capito, quindi le solite... Sì, quest'anno un po' si sta vendendo un po' di più i profumi di grandi marche rispetto all'anno scorso. L'anno scorso si vendevano profumi molto più economici. E come vendita in generale? C'è più vendita quest'anno, in questo sì, Natale 2006? Super giù la stessa cosa, però appunto si spende un po' di più per i profumi che costano diciamo di più rispetto all'anno scorso. Questo sta notando la differenza. E poi la vendita dei telefoni, che questo ogni anno è sempre... In questo periodo si vendono maggiormente perché vengono usati soprattutto per regali natalizi, di un certo valore. Un saluto, un auguro di Natale a tutti. Buon Natale e un felice anno nuovo a tutta la città di Napoli. Tu scendi dalle stelle, corre del cielo. Molto rassomigliante a Pippi Cammalleri. Se uscite, dicendo ciao, buonasera. Siamo qui con il marito della proprietaria del negozio, Bimbo Più, articoli sanitari, qui a Cattolica Recrea in via Professor Leonardi. Vincenzo, prego. Cosa si vende di più per adesso? Ma per adesso... So che qui avete di tutto, dai giocattoli, anche prodotti per neonati, sì, come abbigliamento, dimmi. Questo il regalo più cercato è stato i giocattoli per bambini, quando riguarda il Natale che faccio... Sto organizzando il Babbo Natale, il regalo più cercato è stato il mercante in Viera, poi alcuni giocattoli come Power Ranger, Westring, tutti questi giocattoli. E poi con l'abbigliamento come neonato siamo abbastanza attrezzati. Quindi si vendono anche vestitini per i neonati. È stato cercatissimo. Okay, poi come giocattoli Chicco, Fattoria, tutte queste cose. La vendita è stata base degli altri anni, come sì, è stato buono, non possiamo maggiore degli altri anni? Uguale, diciamo sembra uguale. Uguale. Ho capito, va bene. Vi salutiamo, vuoi augurare buon Natale a tutti auguro i vostri... Auguro a tutti i nostri clienti che ci conoscono in tutta la cittadina di Cattolica, estera e paesana. Un buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie. Eccoci qua, anche un altro negozio, il negozio di abbigliamento per uomo e per donna di Miliziano Domenica. Andiamo a sentire a Libori e a Concetta. Salve! Ciao! Ciao! Salve! Ciao! Tanti saluti da Cattolica Recrea Online, tutto lo staff, tanti tutto, e auguri per la nuova riapertura del negozio, perché è da 30 anni che abbiamo... Noi stiamo facendo un sondaggio, chiamiamolo sondaggio, in questo periodo di festività, natalizio, oggi ricordiamo il 20 dicembre, ancora stiamo arrivando a Natale. Quasi a Natale. Abbiamo chiesto anche agli altri negozi. L'articolo in questo periodo va per la maggiore per quanto riguarda i regali. Cosa ci dite? L'articolo che va di più come idea al regalo è in pratica la cintura, la sciarpa, il berrettino, che è sempre un qualcosa di utile che magari qualcuno può sfruttare in meglio, tutti questi accessori che riguardano l'abbigliamento, anche qualcosa di più, magari che so, è anche l'intimo, il coordinato con la magliettina colorata e i boxer, quindi anche la camicia o la cravatta, il maglioncino, se uno vuole fare qualcosa di più carino. Cosa consigliate voi, per esempio?
Noi come uomo e una donna, cosa consigliate come regalo? Come idea al regalo noi proponiamo sia le sciarpe per quanto riguarda la donna, la magliettina più particolare, che so, una magliettina in cotone con qualche stampa. Poi dipende dalle esigenze del cliente, sì. Capito, c'è stato più vendita quest'anno? Sì, in base a come passate? Sì. Più vendita? Sì. Bene, perfetto. Auguriamo buon Natale a tutti. Grazie. Grazie. Grazie, buon Natale. Sì, siamo venuti qua per sapere, stiamo facendo un'inchiesta. Tanto tanti saluti da Cattolica che è online, il sito di Cattolica Eraclea. Stiamo facendo un'inchiesta per capire un po' i prodotti che si vendono in più per questo periodo natalizio, quindi i regali, in questo caso i prodotti alimentari e dintorni. Intanto siamo qua nel supermercato dei Fratelli Messina, Conad, in via Immacolata, siamo con Maria Carmela, che è la detta alle vendite. Volevo chiedere, come ha detto un po' a tutti, quali sono i prodotti che si vendono di più in questo periodo? Diciamo che i prodotti più vendibili in questo periodo sono sia liquori che grana, parmigiano, tortelline e le lasagne. Tutto per fare grande abbuffata, sì, allora. Sì, e poi una curiosità, tra panettone, il classico, l'uva pasta e il pandoro, qual è quello che va per la maggiore? Il pandoro. Sicuramente il pandoro. Poi sì, un'altra cosa. Riguardo un po' alle vendite, siamo un po' curiosi di sapere, abbiamo detto un po' a tutti, qual è, com'è stato quest'anno? Ancora non è finito il periodo festivo. Sì, diciamo che finora in confronto agli altri anni è un po' freddo, c'è un po' in calo. Sì, un po' freddo. Vabbè, aspettiamo gli altri giorni, esatto, ci manca un po' di tempo. Aspettiamo gli altri 3 giorni per vedere come. Però in base al periodo, per confrontare il periodo quest'anno con gli anni passati? È un po'... secondo me è un po', sì. Più in casa. Perfetto, per finire, auguri di buon Natale un po' a tutti. Auguri di buon Natale e di buone feste dai Fratelli Messina. Perfetto, noi abbiamo fatto, abbiamo finito il nostro giro, sperando di aver fatto cosa gradita, cosa utile, curiosa, sperando di, soprattutto di passare un po', di aver soddisfatto le vostre esigenze, le vostre curiosità. Mauro? Intanto io auguro a tutti quelli che vincono il sito Cattolica Regina Online e mando un augurio di buone feste a tutta la cittadinanza e a tutti quelli che visitano il sito. Anch'io voglio fare gli auguri al rappresentante del sito, tutto lo staff vi augura a tutti voi buon Natale e buone feste, sicuramente buon anno, e come abbiamo detto prima, seguisci. Seguisciteci sempre, grazie.